Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere come si puliscono le pinze di una moto. Ogni 3-4 pistate più o meno bisognerebbe fare questo lavoro o ogni 2000 km di strada. Buona visione! Si parte con lo smontare i bulloni che fissano le pinze al piedino della forcella. In questo caso sono bulloni in titanio. Si prende la pinza e si fa scorrere lungo il disco per farlo uscire. Si muovono un po' per far allargare le pasticche dentro la pinza e quindi far rientrare un po' i pistoncini. Come potete vedere, questa pinza è alquanto sporca. Le pasticche sembra ci siano ancora. Poi le controlleremo bene, si misureranno. Si vanno a estrarre le pasticche. Su questa pinza, che è una Brembo M4, non ci sono blocchi, cioè viti o mollette, ma la pasticca va ad incastro. E l'unico fermo è questa molla che vedete qui, tutta sporca. A questo punto prendiamo il prodotto che serve per pulire le pinze e si va a passare sopra la pinza e sui pistoncini. Scioglie quasi tutti i residui. I residui sarebbero le parti quando la pasticca va a sfregare sul disco, comunque crea una polvere. E questa polvere si va ad attaccare sulla parte interna e anche sulla parte esterna della pinza. Prendiamo un pezzo di carta e si comincia a strofinare per togliere tutto. Sono tutti lavori che ci vuole molta molta precisione per far tornare tutto bello pulito. Si sgancia la linguetta posteriore. Eccola qui, tutta bella sporca. Questa pinza ha avuto poca manutenzione, si vede dallo stato in cui è, quindi è stata pulita, ma è stata pulita sempre in maniera non professionale. Consigliamo sempre di pulirla spesso per evitare che i pistoncini si blocchino o siano più duri e quindi quando si va a rilasciare la pompa non tornino in posizione, quindi le pasticche cominciano a sfregare molto spesso sul disco. In questo momento si spinge un pistoncino e in automatico sale l'altro perché l'olio dentro la pinza va a spingere un altro pistone. Per fare una cosa ancora più perfetta, si dovrebbe spurgare l'impianto freni, staccare la pinza e quindi anche far uscire tutti i pistoncini. Ma siccome la pinza comunque sta bene, non ha problemi, non si blocca, si può fare anche così. Ricordo di usare sempre prodotti specifici per le pinze che non rilasciano tracce oleose, altrimenti quando andremo a rimontare potrebbero creare problemi di frenata e quindi non far frenare bene la moto. A questo punto andiamo a pulire anche il supporto posteriore delle pasticche, che era veramente ma veramente sporco, sempre con lo stesso prodotto. E cercando di eliminare tutto il residuo delle pasticche. Deve tornare lindo e pinto. Finita la pulizia, rimettiamo il fermo delle pasticche. Si prende la pasticca dal lato destro e si va a ribloccare. Si fa fare lo scatto dietro la molla. Ricordatevi, ragazzi, di mettere sempre le pasticche come le avete tolte nello stesso lato, perché comunque le pasticche hanno sempre un'usura differente da un lato e un altro, altrimenti il disco e la ruota andrebbero a vibrare in frenata. Finite di rimontare le pasticche, andiamo a rimontare la pinza sul disco. Teniamo le pasticche sempre ben aperte, così da poter inserire il disco all'interno. Si allinea la pinza con il piedino, si prendono le viti e si dà una piccola stretta a mano.
Si prende la chiave dinamometrica e si vanno a stringere i bulloni per non andare a stressare le filettature del piedino della forcella. E il lavoro è praticamente fatto. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Un saluto dal Conte e dal meccanico Andrea. Ciao ragazzi. Ciao e alla prossima.